Benvenuti! Nel video di oggi parliamo di uno degli animatori più importanti e innovativi del nostro tempo, Masaaki Yuasa. Il cinema di Yuasa è uno dei migliori esempi di come ancora oggi l'animazione sia l'unica tecnica in grado di esprimere determinate idee nel modo più appropriato, perché essa è l'unico modo di rappresentare idee altrimenti impossibili da portare a compimento col cinema live action. Ora, ci sono tantissime cose che si potrebbero dire sul modo di fare di Yuasa, ma più guardo i suoi lavori, più mi rendo conto di come egli eccella in un elemento in particolare, e sia in effetti il solo autore in grado di innalzare il mezzo in questo senso, l'uso dello split screen. Per capire cosa intendo, facciamo un passo indietro. Sullo split screen ci torneremo in un secondo momento. L'animazione di Yuasa si distingue, sin dall'inizio della sua carriera, per essere una delle poche, sia in Oriente che Occidente, in grado di mettere in mostra visioni caleidoscopiche, distorte, spesso oniriche o addirittura allucinate, si potrebbe dire. I modi adoperati da Yuasa sin dai suoi esordi per raggiungere questo risultato sono molteplici. Prospettive del tutto fuori dai canoni e dalle regole, appiattimento tra primi piani e sfondi, linee tremolanti, utilizzo di molteplici tecniche di animazione all'interno di una singola opera, scelta delle palette che utilizzano spesso colori primari o sgargianti. Ma la carriera di Yuasa lo ha portato quasi sempre ad approcciarsi con un grandissimo problema per una persona che si esprime tramite un mezzo visivo come il cinema: l'adattamento di altre opere. Gran parte dei lavori di Yuasa sono infatti adattamenti di opere preesistenti, non sceneggiature scritte di suo pugno. Come se non bastasse, più la sua carriera è andata avanti, più Yuasa si è ritrovato coinvolto in progetti e produzioni che richiedevano la trasposizione di opere di grandi autori già affermati, coi quali è difficilissimo confrontarsi. Il rischio di essere bocciato in partenza, quando devi adattare per esempio un'opera fondamentale come Devilman di Gonagai, è molto alto. Eppure Yuasa ha sempre dimostrato una grande maestria nell'approcciarsi all'adattamento di opere di altri autori, senza mai farsi imbrigliare. Devilman Crybaby, per capirci, non è più una semplice trasposizione di un'opera di Gonagai, è il Devilman di Yuasa. E lo stesso vale anche, ad esempio, per la serie The Tatami Galaxy o per il lungometraggio di Yuasa a essa associato. Praticamente tutti i principali lavori di Yuasa non sono storie create da lui, eppure si può percepire chiaramente la mano della stessa persona. Yuasa è un autore che adatta altri grandi autori e ci riesce senza problemi. Credo che l'esempio migliore e più riuscito senza dubbio da parte di Yuasa di tutto ciò sia Ping Pong di Animation. Alla domanda sul perché allora adattare proprio l'omonimo manga di Taiyo Matsumoto, un'opera di per sé completa alla quale di fatto non c'è nulla da aggiungere, Yuasa dichiara che il tema del suo Ping Pong è uno solo: la sofisticatezza. E in effetti basta vedere il modo in cui lo show è animato per rendersi conto di quanto ciò sia vero. Ping Pong di Animation è l'esempio più evidente, forse assieme al solo Mind Game, di come Yuasa cerchi di raggiungere quel famigerato grado zero dell'animazione, come hanno notato alcuni critici in tal proposito. Tutta la sua animazione si gioca sul rapporto tra spazio e personaggi, sulla distorsione degli ambienti e sull'instabilità delle linee, che trattandosi di animazione non solo devono essere spesso in movimento, ma anche quando non lo sono devono stare in rapporto costante col movimento. In questo senso, il tratto usato dalla serie di Ping Pong è una scelta perfetta. Le linee sono sempre tremolanti, i disegni quasi sembrano fatti da un bambino, come se dietro non ci sia un grande studio e una profonda scelta in termini di direzione artistica e di design. A questo si aggiunge un grandissimo problema fronteggiato da Yuasa, vale a dire i tempi e il budget di produzione. Come spiega l'art director della serie di Ping Pong, Aymeric Kevin, gli episodi di Ping Pong venivano spesso ultimati nel giro di 2 o 3 settimane, mentre per gli sfondi, di cui Kevin si occupava, il tempo a disposizione era di 1 settimana, un tempo risicatissimo a pensarci, anche se la cosa in effetti non deve stupire. Anche Hayao Miyazaki, per esempio, col suo Conan, si ritrovò a dover ritardare alcune volte la messa in onda dello show perché gli episodi non erano ancora pronti. E a pensarci bene, le cose nell'animazione giapponese funzionano così. È ovvio che quando ti si parano davanti una serie di restrizioni così evidenti, è la tua fantasia a dover prendere il sopravvento per innalzare il valore dell'opera e trovare delle soluzioni.
E Yuasa lavora proprio in queste condizioni. Da una parte l'obbligo di dover adattare un'opera che viene da un grande autore come Matsumoto, dall'altra le esigenze di farlo in tempi ristretti e con un budget non dei migliori. A questo poi si aggiunge un fattore non trascurabile, vale a dire che il tema trattato è il ping pong, uno sport frenetico e senza pause, dove a farla da padrone è il dinamismo. E qui Yuasa dichiara di aver fatto una scelta ben precisa, in contrasto non solo con le logiche del ping pong come sport, ma con tutte le sue opere precedenti. Se i suoi lavori, infatti, da Mind Game a The Tatami Galaxy, sono proprio dominati da una certa frenesia, con Ping Pong Yuasa sceglie di distendere i ritmi e di dare solo dei rapidi scossoni mano a mano che ci si avvicina al climax vero e proprio. In effetti, se ci pensate, in Ping Pong le partite non sono poi così tante e viene lasciato un ampissimo spazio ai personaggi e al loro sviluppo. Ma Yuasa quasi sceglie di sguazzare all'interno dei limiti creativi nei quali è chiamato a operare. Guardate questa sequenza in CGI. Le setole di gomma della racchetta sono realizzate in una computer grafica di scarsa qualità, che persino un dilettante con un po' di impegno potrebbe ricreare. E Yuasa non si limita a utilizzarla e mostrarcela, ma sceglie addirittura di farlo con un close-up spinto al limite, che ci fa quasi intuire lo scheletro sotto la pelle, ci fa intuire una delle tante tecniche che Yuasa, che non a caso si autodefinisce un onnivoro dell'animazione, mette in scena. Per rappresentare l'animazione e il dinamismo del ping pong, Yuasa sceglie una logica simile e apparentemente contraddittoria. Porta al minimo il movimento. E qui torniamo allo split screen. Lo split screen è una tecnica in sostanza vecchia quanto il cinema stesso. Già Georges Méliès, alla fine del XIX secolo, adoperava un sistema di divisione dello schermo che gli consentiva di spaziare con la fantasia e giocare col quadrangolo visivo. Ma è solo col cinema classico hollywoodiano che si intuiscono le capacità narrative dello split screen e si comincia a metterle in scena usandole appieno. Uno degli esempi storici dell'uso dello split screen viene da Il letto racconta, un film che mette le cose in chiaro sin dai titoli di testa. Capiamo subito che il nucleo tematico sarà la condivisione dello schermo da parte dei personaggi, condivisione messa in scena grazie allo stratagemma delle telefonate, che infatti rimarranno per sempre, da questo momento in avanti, uno dei modi canonici di adoperare lo split screen. Lo schermo in questo caso è separato, ma funziona da spazio condiviso, e i protagonisti virtualmente si toccano e interagiscono tra loro. Andando avanti nel tempo, grazie all'evoluzione del linguaggio apportata in particolare dalla nuova Hollywood, lo split screen comincia a essere usato in maniera sempre più creativa. L'esponente migliore di questo stratagemma tecnico e teorico è senza dubbio Brian De Palma. In molti dei suoi film, lo split screen è usato per mostrare e raccontare cose che difficilmente avrebbero avuto un'espressione altrettanto efficace senza. E infatti l'influenza di De Palma, senza dubbio uno dei più grandi teorici della storia del cinema, continuerà nel corso dei decenni. E ora finalmente è il turno di Yuasa. Gli esempi storici di cui abbiamo parlato dimostrano come lo split screen sia il modo perfetto per far coesistere diverse azioni nello stesso spazio di messa in scena. Ma onestamente non ho mai visto lo split screen usato per diminuire il movimento e paradossalmente proprio per questo accentuarlo così tanto. Ricordiamo che Yuasa alla fin fine si sta confrontando con il lavoro di Matsumoto, che ha uno studio di impaginazione delle tavole che non può essere ignorato. Ed è evidente, infatti, che Yuasa si rifaccia al modo di raccontare l'azione tramite l'impostazione da vignetta usata dal fumetto, ma nel suo ping pong Yuasa riesce ad andare oltre. Ora, provate a contare quante volte Yuasa usi la tecnica dello split screen in un singolo episodio preso a caso di ping pong. È quasi impossibile tenere il conto. Lo split screen è il vero leitmotiv concettuale dell'adattamento di Yuasa, e Yuasa lo usa per tutto. Mostrare una reazione. Mostrare una progressione temporale. Raccordarlo a un movimento di macchina per introdurre un personaggio e poi ricomporre lo schermo. Usare un fermo immagine per mostrare un personaggio in due diversi momenti temporali della stessa azione. Oppure come alternativa allo zoom in, per stabilire rapporti tra i personaggi, in modo che uno di loro emerga sugli altri.
La cosa incredibile è che tutti questi esempi vengono da un solo episodio preso a caso di Ping Pong, e molti di essi all'inizio potrebbero apparire soluzioni arbitrarie, che Yuasa avrebbe potuto sostituire con scelte di regia per così dire meno virtuose. Ma così non è, e la lista degli utilizzi va avanti. Mostrare lo stesso personaggio da due punti di vista differenti. Opporre due personaggi anziché unirli. Unire momenti distanti nel tempo. Oppure cose come questa. Onestamente dubito che rivedremo mai qualcuno usare di nuovo uno split screen ad Alveare. E beh, quando hai capito così bene come usare i mezzi a tua disposizione, ti basta solo seguire il flusso.